La conduttrice di Verissimo ha di nuovo attaccato l'ex star del Bagaglino. La stoccata nel corso dell'intervista a Bellavia. Silvia Toffanin di nuovo contro Pamela Prati. La conduttrice di Verissimo, che quando scoppiò lo scandalo Mark Caltagirone dovette assistere alla fuga della showgirl sarda dalla sua trasmissione, non le piacquero alcune domande e tagliò la corda, ha il dente avvelenato, e non ha tutti i torti. Così, quando salta fuori la storia del matrimonio fantasma, ancora oggi non esita a stroncare la Prati. Tale scenario è capitato più lungo la puntata in onda sabato 26 novembre, nel corso dell'intervista a Marco Bellavia. L'ex volto di Bim Bum Bam ha lasciato intendere di aver iniziato una love story con la Prati. Silvia Toffanin, già la scorsa settimana, parlando con Orietta Berti, ha detto senza girarci troppo attorno di non credere a siffatto amore in erba. Chiacchierando con Bellavia, ecco un altro affondo sull'attrice. Sei fidanzato? Ha chiesto la timoniera di Verissimo all'ospite. Sai che il mio cuore è occupato, per Pamela. Tra l'altro oggi è il suo compleanno? Ha ricordato Bellavia. E ancora? Lei ha avuto il Covid. Difficile vedersi? È una storia work in progress. La Toffanin. Nonostante il 26 novembre caschi appunto il 64esimo compleanno della showgirl, è stata spietata ed ha affilato le unghie, rifilando una stoccata tagliente alla diva. Questo è un amore verissimo? Ha chiesto a Marco, lasciando trapelare il proprio scetticismo e una punta di ironia. Anche se fai quella faccia, con l'occhiolino, sì è verissimo, la risposta del conduttore. Mi piace perché tu hai la dote dell'autoironia. Dovresti insegnarla anche a lei. La tuonata con il sorriso, ma non per questo non affilata, della Toffanin. Non c'è da insegnarle. La difesa di Bellavia a favore di Pamela. La padrona di casa di Verissimo non ha mollato la presa. C'è sempre qualcosa da imparare. Dalla serie. Chi ha orecchie per intendere? Intenda.